Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di ufficialità di mercato, tante ufficialità in questo ultimo periodo, visto che il mercato ormai è andato nel vivo e quindi tante notizie di cui andare a parlare. E partire subito dal contesto internazionale, perché c'è da parlare di un colpo in Bundes da parte del Bochum. E nello specifico stiamo parlando dell'arrivo in casa Bochum, ovviamente, di Locadia. Locadia è un attaccante classe 1993 che firma un contratto fino a fine stagione, quindi fino al 2022, a giugno 2022. Giocatore ancora nel pieno della carriera, che viene direttamente dal Brighton, in realtà da uno svincolo col Brighton, perché Locadia si è svincolato dal Brighton. Giocatore tra l'altro anche ex PSV Eindhoven, attaccante che sta vivendo una fase di carriera un po' calante in quest'ultimo periodo, dopo essere approdato in un campionato di alto livello come la Premier. Ha trovato un po' di difficoltà nell'inserirsi in questo tipo di campionato. Con i Brighton non ha saputo confermare quanto di buono fatto in precedenza, ripeto, in Olanda, però adesso riparte con una squadra che lotta per la salvezza in Bundes e che può comunque, con la quale può far bene. Tra l'altro un Bochum che ha salutato Novotny, se non mi ricordo, Novotny che si è andato alla Nortosis qualche giorno fa. Era Novotny, no? Perché ne abbiamo parlato nell'altro qualche giorno fa ne abbiamo parlato. Adesso voglio essere più specifico. Mi sembra che Novotny fosse proprio del Bochum, per cui vista la cessione di Novotny, che ripeto si è spostato alla Nortosis nel campionato cipriota, a livello anche numerico serviva un attaccante in più, e quindi va a puntare su Locadia, che è un giocatore comunque importante, ma che viene da stagioni un po' deludenti e che vorrà sicuramente rifarsi. Non sarà semplice, però l'obiettivo è quello di dimostrare quanto effettivamente vale. E in un campionato come la Bundes, secondo me, può fare bene. A questo punto, però, parliamo di due colpi di mercato del Saint-Étienne. Ci spostiamo in Francia per un Saint-Étienne che ha iniziato malissimo la stagione. Lotta per non retrocedere, ma è messo molto molto male in classifica. Sta facendo molta molta fatica. Una società in vendita, ampiamente dichiarato da ormai mesi, e quindi addirittura il fondo PIF era interessato, il principe della Cambogia, abbiamo parlato, ma per ora non si è fatto ancora niente. Però il Saint-Étienne comunque sta lavorando per rinforzare la rosa. Dopo l'arrivo di Sakho, che tra l'altro ha già segnato anche in Coppa di Francia, due colpi di mercato da andare a commentare. Il primo è un attaccante, comunque sempre nel reparto offensivo, nello specifico un'ala, un esterno offensivo, e stiamo parlando di Tube, classe 1995, che proviene dall'Angers e arriva con la formula del prestito secco, quindi fino alla fine della stagione. Angers che quindi cede Tube, che è comunque un giocatore di categoria, un calciatore che in Ligue 1 ci può stare benissimo. Un esterno che forse deve un po' migliorare nella fase di realizzazione, però devo dire che per la realtà Saint-Étienne, con l'obiettivo salvezza, ci può assolutamente stare. Un'operazione anche non troppo esosa da un punto di vista economico, perché arriva in prestito secco, quindi ci può assolutamente stare, per quello che è l'obiettivo salvezza di Saint-Étienne, il colpo Tube. Devo dire, ripeto, colpo interessante, ma io direi ancora più interessante è il rinforzo nel reparto portieri, perché è ufficiale l'arrivo di Bernardoni. Bernardoni, che Bernardoni, 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 si dice Bernardoni perché non è italiano, quindi lo chiamiamo Bernardoni, che firma ufficialmente con i Saint-Étienne. Ed è un colpo importante di mercato, perché Bernardoni non ha mai fatto malissimo in realtà in Ligue 1. Nelle sue ultime esperienze all'Angers non tanto, ma mi riferisco poi agli anni passati, mi sembra che abbia giocato al Nancy, se non mi ricordo male. Ma comunque mi ricordo un Bernardoni comunque un profilo interessante, assolutamente classe 1997. Anche lui, così come Tube, arriva sempre dall'Angers e sempre in prestito secco. Altra operazione non troppo esosa da un punto di vista economico, e arriva un portiere di categoria che per una realtà come quella di Saint-Étienne, che in questo momento lotta per non retrocedere, può fare molto bene. Ripeto, non ha iniziato benissimo la stagione, però avrà sicuramente voglia di rifarsi, e io lo reputo comunque un buon portiere per quella che è la dimensione della Ligue 1. Cioè, a me non dispiace per niente Bernardoni come portiere, e quindi
Perché non pensare che possa far bene? Colpi che dimostrano che la società comunque vuole cercare di salvare la squadra. Tre giocatori, Sakho, Tube e Bernardoni, che non sono fenomeni assoluti, ma che per una salvezza sono sicuramente importanti. Rimanendo però in Francia, colpo in casa Nizza, da non sottovalutare perché c'è un ritorno in realtà. E stiamo parlando del ritorno di Amavi, terzino classe 1994, che quindi torna a Nizza, in questo senso dal Marsiglia, perché arriva dal Marsiglia, tra l'altro con la formula del prestito con diritto di riscatto, quindi c'è anche in mezzo un diritto di riscatto, dovesse fare molto bene e dovesse la squadra di Galtier voler confermarlo, può comunque tranquillamente farlo esercitando il diritto di riscatto. È un calciatore che non viene da stagioni straordinarie, a Marsiglia ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione, però è un giocatore che è ancora in prima della carriera. La Ligue 1 la conosce molto bene e per l'obiettivo del Nizza, che attualmente tra l'altro è secondo in classifica a pari punti proprio con il Marsiglia, per l'obiettivo del Nizza di rientrare nel calcio che conta, quindi in Europa, è un calciatore sicuramente funzionale. Galtier poi sa lavorare molto bene sa valorizzare bene i calciatori che ha in rosa e quindi penso che possa fare assolutamente bene, nonostante non venga da stagioni straordinarie, ripeto. Detto questo, parlando invece un po' di... tornando un attimo in Bundesliga 2 in questo caso, c'è da parlare di un primo contratto professionistico, perché Tresoldi firma il primo contratto professionistico con l'Hannover, squadra di alta caratura e alta storia, con una grande storia alle spalle in Bundes, ma che attualmente non si trova più in Bundesliga, ma bensì in Bundesliga 2. Un Hannover che, vabbè, al di là del fatto che in campionato, tra l'altro adesso vi dico anche come è messo in campionato l'Hannover, però il discorso più che altro è legato a Tresoldi, che tra l'altro è un figlio d'arte italiano, molto molto giovane perché è un classe 2004, adesso ve lo vado anche a confermare se lo trovo, è un classe 2004 e quindi sigla il primo contratto professionistico con una squadra come l'Hannover che, ripeto, non sarà di primissima fascia in questo momento ma che ha una storia alle spalle importante e è un giocatore di ottima prospettiva, è un attaccante e tra l'altro ha attualmente il contratto in realtà che si può andare a vedere su Transfermarkt è un contratto fino al 2023 con l'Andia 19, quindi ancora non è stato annunciato il contratto professionistico, però penso che sia a lungo termine e quindi l'Hannover potrà anche utilizzarlo, ma anche prima lo poteva fare, però potrà anche utilizzarlo con più regolarità anche per il campionato di Bundesliga 2, dove in realtà sta facendo molto male perché l'Hannover è a soli 3 punti di vantaggio sulla zona playout. Molto, mo molto male l'Hannover che rischia di retrocedere quest'anno. Però ha tutte le carte in regola per poter salvarsi. E Tresoldi può essere una di queste carte. Alla fine, ripeto, un giocatore sì molto giovane, ma di prospettiva speriamo molto bene che in Germania gli attaccanti giovani riescono a fare molto bene semplicemente. A questo punto, spostandoci invece in Inghilterra, direi che c'è da parlare di diverse notizie. Innanzitutto una cessione da parte del Liverpool, perché è ufficiale l'addio di Boyes. Boyes che, sì, penso dica Boyes, Boyer è francese, quindi Boyes, che lascia ufficialmente il Liverpool a titolo definitivo per spostarsi in Scozia. Firma infatti con il Livingston, un contratto biennale. Difensore classe 2001 che lascia il Liverpool dopo che in realtà ha trovato molto poco spazio in quest'ultimo periodo, è stato aggregato alla squadra delle riserve del Liverpool, quindi non in prima squadra perché giustamente ci sono giocatori di più alta caratura rispetto a Boyes, però visto che lui ha chiesto di giocare con più continuità. Quindi si è spostato, ripeto, ufficialmente in Scozia con un Livingston che alla fine è una squadra di categoria per il panorama scozzese, una squadra che ogni anno se la lotta per la metà classifica. E è un colpo interessante anche perché è un classe 2001, un giocatore di prospettiva che si può ritrovare in Scozia, può magari trovare lì la sua dimensione. Rimanendo però in Premier League, colpo molto interessante in casa Brighton. E adesso poi parliamo anche della successiva cessione, perché il Brighton, scusate, ufficializza l'arrivo di Kozlowski.
Kozlowski, che quindi firma ufficialmente con il Brighton, e tra l'altro è subito ceduto in prestito, ma adesso ne parliamo. Allora, stiamo parlando, per quanto riguarda Kozlowski, di un centrocampista, classe 2003, che arriva per circa 11 milioni di euro, quindi cifre importanti, dal Pogon Szczecin, il Pogon Stettino, se voi andate a vedere, la traduzione sarebbe Stettino in realtà, ma vabbè. Comunque, il Pogon Szczecin, squadra di Ekstraklasa, campionato polacco, e firma con il Brighton un contratto quinquennale. Un Brighton che è molto attento ai giovani. Un Brighton che ha, tra l'altro, preso anche Mwepu da Salisburgo, molto interessante come calciatore, ma una squadra che punta molto sui giovani. E questo è un motivo comunque, cioè, è ammirevole, diciamo così, possiamo dire ammirevole. Una squadra che con la quale può fare bene, ma non da adesso, perché giustamente, essendo un classe 2003, quindi molto, molto giovane, il Brighton non ha voluto rischiare di subito buttarlo in campo in Premier League, ma ha deciso di cederlo in prestito. E dove lo ha ceduto? L'ho ceduto ufficialmente all'Union Saint-Gilloise, squadra che sta facendo un campionato straordinario con in Belgio, ma tra l'altro mi sembra che il presidente sia anche presidente di un'altra squadra importante, perché adesso non mi ricordo di che squadra, però il presidente del Saint-Gilloise è anche il presidente di un'altra squadra importante nel panorama europeo, non mi ricordo onestamente. Però fatto sta che l'Union Saint-Gilloise, dove tra l'altro c'è anche Paulucci, Undav, che sta facendo cose straordinarie, sta facendo benissimo, è prima in classifica in Belgio, e quindi Kozlowski va a fare questa esperienza in una squadra che è già rodata, non sarà semplice inserirsi, ripeto, perché è una squadra già ben rodata, che sta già andando molto bene, quindi non semplice inserirsi per lui, ma è un calciatore di prospettiva dalle buone qualità e che quindi in Belgio può trovare spazio per crescere e tornare poi in Inghilterra, al Brighton, l'anno prossimo, magari da giocatore, non dico maturo, ma comunque avrà accumulato esperienza che sarà utile poi per la prossima stagione col Brighton. Vedremo se poi ci punterà effettivamente. Rimanendo però in Belgio, c'è da parlare di un colpo del Berchtesgaden, squadra che tra l'altro ha ufficializzato, oltre comunque all'arrivo di Avenatti, di questo parliamo, Rigo, ex PSV Eindhoven. Adesso, oltre a Rigo, ufficializza anche Avenatti. Stiamo parlando di un attaccante, classe 1993, che arriva ufficialmente in prestito dallo Standard Liegi, attaccante che, allora, ha iniziato la stagione a Saint-Gilloise, ha trovato poco spazio, anche perché Undav lì davanti sta facendo il devasto. Avenatti non ha trovato spazio. Calciatore ex Bologna, ex Ternana, tra l'altro, uruguagio di nazionalità, e nell'ultimo tempo in Belgio. È di proprietà dello Standard Liegi, e tanto che infatti dopo la prima parte di stagione a Saint-Gilloise negativa è tornato alla base, allo Standard, per poi essere girato in prestito stavolta al Berchtesgaden, squadra che, ripeto, sta lavorando molto in sede di mercato per poter rafforzare la rosa e puntare chissà anche in alto. Operazione che attualmente prevede un prestito secco, almeno a quanto ho potuto desumere dalle notizie in giro, il prestito è secco, non c'è nessun tipo di diritto di riscatto, però è sicuramente un'operazione interessante per un Berchtesgaden che tra l'altro in classifica attualmente è ultimo. È ultimissimo in classifica con solo 9 punti raccolti, e che difficilmente riuscirà poi a riprendere le squadre davanti, perché il Sering, che è penultimo, è a 10 punti di vantaggio. Però ha fatto due colpi che hanno alzato il livello della rosa e che chissà, magari possono incredibilmente riuscire a permettere al Berchtesgaden di fare il miracolo. Difficile perché, ripeto, la classifica è bruttissima per il Berchtesgaden, però chissà che non si possa fare il miracolo. Detto questo, parlando di Italia, colpo in casa Genoa. È ufficiale l'arrivo, infatti, di Østigard. Secondo colpo di mercato, non so se ne abbiamo già parlato, però ha ufficializzato il Genoa anche Efti, ma non so se onestamente abbiamo già parlato, magari ne parleremo. Comunque, soliti problemi temporali, diciamo così. Detto questo, per quanto riguarda Østigard, stiamo parlando di un'operazione, tra l'altro, in prestito per il Genoa. Nello specifico si tratta di un difensore classe 1999 che arriva in prestito dal Brighton, quindi squadra comunque che ovviamente milita in Premier League, ne abbiamo appena parlato, parlando proprio di Kozlowski, e quindi Østigard arriva ufficialmente in Italia dopo aver fatto diverse esperienze in realtà interessanti al Molde,
al Viking, quindi in Svezia, scusate, in Norvegia, e anche al Coventry City, allo Stoke City, quindi nei campionati minori inglesi. Un giocatore ancora giovane perché è un classe 99, penso sia anche definibile, cioè secondo la lista FIGC under, penso sia onestamente under, anzi sono abbastanza sicuro che sia under, però al di là di questo arriva in prestito, prestito secco, a quanto si può capire dalle notizie, dal comunicato anche, e quindi operazione interessante perché è un difensore comunque giovane, un difensore che bisogna un attimo capire come si può affacciare al campionato italiano, perché non è mai semplice, però per un Genoa di Shevchenko che in quest'ultimo periodo sta facendo molta fatica, è in zona di retrocessione e vuole riprendersi, è un colpo interessante che tra l'altro Spors, avendo lavorato all'Everton, evidentemente conosce anche abbastanza bene, perché avendocelo avuto lì in Inghilterra lo conosce anche, penso, abbastanza bene il calciatore comunque. Colpo interessante per un Genoa che si va a rafforzare, vedremo se sarà funzionale al gioco di Shevchenko e poi al Genoa più nello specifico. Detto questo, però, c'è da parlare anche delle ultime notizie, perché si parla di Fidelis Andria. Un colpo ed una cessione. Partiamo subito con il parlare del colpo, perché arriva ufficialmente Urso, Francesco Urso, centrocampista classe 1994, giocatore ex Catanzaro. Tra l'altro, dove a Catanzaro ha fatto male, diciamolo tranquillamente, non ha praticamente mai trovato spazio e per via di infortuni, anche per scelte tecniche, con Auteri soprattutto, e alla fine Urso in quest'ultimo periodo sta facendo non benissimo, giocatore tra le altre anche ex Cesena, prima parte di stagione in cui tra l'altro ha giocato anche al Fano, è vero, ha giocato anche al Fano l'anno scorso in Serie C, ma con il Fano è retrocesso l'anno scorso Urso, e al di là di questo adesso è pronto per ripartire nel girone C e farlo con una Fidelis Andria che lotta per la salvezza, che sta ufficializzando diversi colpi di mercato. Abbiamo parlato negli ultimi giorni anche di Messina e per il reparto offensivo ex Avellino, o comunque arriva e proviene dall'Avellino Messina, adesso una Fidelis che con lo giudice tra l'altro come direttore sportivo prende proprio Urso, quindi evidentemente un calciatore che piace moltissimo allo giudice, perché l'ha voluto sia a Catanzaro che adesso anche ad Andria, giocatore ancora in prima della carriera. Ripeto, non è un calciatore, è un calciatore comunque con delle buone qualità, ma che a Catanzaro non ha saputo dimostrarle queste qualità. È vero che viene da stagioni deludenti, quindi dovrà essere bravo anche lui a riprendersi da un punto di vista mentale, non sarà semplice, però la Fidelis Andria evidentemente ci punta per centrare poi quella che è la salvezza. Per quanto riguarda invece la cessione, si parla di una cessione di una rescissione, scusate. Rescissione ufficiale perché Pelliccia, terzino classe 2000, lascia la Fidelis Andria dopo aver trovato poco spazio nell'ultimo periodo, un calciatore comunque che possiamo definire un esubero, nonostante la giovane età, la Fidelis Andria non ci ha voluto più puntare perché evidentemente non lo reputa a livello del campionato di Serie C, e quindi arriva questa rescissione contrattuale che tra l'altro permette al calciatore di spostarsi in Serie D. Infatti comunque ufficiale il suo approdo al Gladiator, squadra del girone H di Serie D, quindi ha trovato subito squadra Pelliccia. Evidentemente c'è anche un accordo pregresso con il Gladiator stesso. Ultimo colpo di mercato, ma non per importanza, è quello in casa Monopoli. Monopoli che nonostante stia girando molto bene con Colombo in panchina, vuole rafforzarsi ulteriormente, e infatti per il reparto offensivo è ufficiale l'arrivo di Rossi. Si parla tra l'altro anche di De Paoli per l'attacco, ma è un'operazione adetta proprio dei dirigenti del Monopoli, difficile soprattutto dal punto di vista economico, il portare De Paoli in Puglia, ma nel frattempo il Monopoli un attaccante l'ha già trovato, ed è Rossi, come dicevo, attaccante classe 1997, arriva in prestito alla Lazio perché è un giocatore di proprietà della Lazio, in prestito fino alla fine della stagione, con opzione di riscatto e controriscatto. E tra l'altro più opzione per il secondo anno, cioè praticamente dal comunicato si deduce questo, che arriva in prestito e poi a fine anno il Monopoli può esercitare il diritto di riscatto, quindi può riscattarlo e poi fargli firmare un contratto a pluriennale. Oppure c'è il controriscatto, quindi la Lazio se lo riprenderebbe, dovesse fare molto bene. Un'operazione che va
tutto a favore del Monopoli, perché come sempre io dico, questi tipi di prestiti qui sono sempre a favore della squadra che acquista il giocatore, perché o ti va bene dal punto di vista economico, perché con il controriscatto la squadra, la Lazio in questo caso, ti paga di più rispetto al riscatto, quindi tu guadagni sostanzialmente, nonostante non sia tu il calciatore, oppure ci guadagni dal punto di vista tecnico, perché se la Lazio non lo riscatta e tu lo riscatti, alla fine è tuo e ci puoi lavorare. Quindi è un'operazione che è win-win per, no, win-win no, però è un'operazione solo win per la squadra che lo acquista, il diritto di riscatto e controriscatto. Ma al di là di questo, attaccante ex Viterbese, che nel girone ci ha giocato soprattutto nella Viterbese, e che alla fine proviene dalla Lazio Primavera, della Lazio, attaccante ancora in della carriera, che però non ha saputo dimostrare nell'ultimo periodo quanto ci si aspettava, perché anch'io onestamente, dalle sue ultime esperienze in Serie C, mi aspettavo qualcosa di più da parte di Rossi. Alla fine il Monopoli ci vuole puntare, vediamo se Colombo saprà lavorarci bene. È un attaccante dalle buone qualità, sempre per quanto riguarda la finalizzazione e per quanto riguarda le caratteristiche di una prima punta, vediamo se riuscirà, ripeto, a confermare quanto di buono ci si aspetta da parte sua. Io onestamente qualcosa di più da parte di Rossi mi aspetto, perché è un attaccante che le potenzialità per far bene ce le ha, ma che nell'ultimo periodo, nell'ultima stagione, non ha saputo dimostrarle al meglio. Adesso riparte al Monopoli, un Monopoli che sta girando molto bene e che ha voglia di arrivare più in alto, il più in alto possibile in classifica. A questo punto io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.